Ciao a tutti gente, siamo Gabriele e Jacopo di Orgoglio Nerd e siamo qui con una confezione bizzarra e pesantissima e adesso vi faremo vedere che cosa contiene. Ci è stata inviata gentilmente da Giovanni Giovanna di 21 Group e è un prodotto della, c'è scritto sì, Ubtech. Cosa fa la Ubtech? Ah, lo chiedi a me? Concorrenza a Skynet. Concorrenza Skynet, sì, esattamente. Infatti quello che abbiamo qui... Ti serve uno strumento? No, forse no. Ok. Mi tira fuori, tira fuori, tira fuori. Pesa tantissimo! Voilà! Ora, questo è un robot. Per adesso ha gli occhi azzurri. E ci va bene. Ok? Da quello che ci è stato detto... Monta anche tu un T-1000 a casa. Esattamente. Da quello che ci è stato detto, potrebbero non rimanere blu per sempre. Secondo me pare sta tirandola sia... lui da dentro. Esatto. Pare che ci sia una specie di protocollo alfa o cose del genere. Allora, di che cosa si tratta? Facciamo un po' di persone serie. Questo è Alpha S1. Esattamente. Okay. 1S, scusa. 1S, pardon, sì. Che è questo prodotto della Ubtech Robotics, ovvero... questo, un robot programmabile in maniera abbastanza estesa, nel senso che esiste un'app che voi potete scaricare su computer Android, iOS, quello che è, per fargli fare cose sostanzialmente. Però, fermi tutti, sì. Prima si ripassano le tre leggi della robotica. Sì, non siamo certi che siano state implementate qua dentro nel cervello positronico di Fate Alpha. Fate le cose in sicurezza, quindi ripassatele. Ripassiamo. Prima legge. Un robot non può infliggere danno a un essere umano o tramite inazione permettere che un essere umano patisca danno. Due. Vai. Un robot deve eseguire gli ordini di qualunque essere umano a meno che non confliggano con la prima legge. Tre. Un robot deve preservare se stesso a meno che questa cosa non confligga con la seconda o la prima legge. Perché non c'è una legge che impone ai robot di avere degli occhi un pochino più tenerelli? Perché adesso va bene che sono azzurri, ma fossero rossi allora, avremmo un problema. L'espressione di questo robot manca manca il resto della faccia, ma soltanto gli occhi. È la versione... Hai presente Eve di Wall-E? Mm-hmm. È la versione cattiva un po' sì. Con questo design un po' Apple. A me, non so, i tempi in cui c'era cortocircuito. Sì, in effetti, in cui si vedevano tutte le robe. Poi c'era il fascino del cingolo anche che c'era. Allora, vai. Prima parte dell'unboxing. Questo, chissà perché è carta trasparente. Comunque un foglio di carta trasparente che è praticamente una dedica di Ubtech. Da quel che si può intuire a voi che l'avete comprato, se l'avete comprato. Caro cliente, benvenuto nella meravigliosa community di Alpha Robot. Una volta aperta la confezione, Alpha diventerà in pochissimo tempo il tuo migliore amico. Ti divertirai un mondo dando libero sfogo al tuo lato creativo. Perché effettivamente, come dicevamo, noi abbiamo dato un'occhiata all'app prima di iniziare questo video. Voi la scaricate e c'è già una libreria praticamente di cose da far fare al robot. Tipo danze, tipo mimare delle storie, abbiamo visto Alice nel Paese delle Meraviglie che era molto carino. Combattere no, pare di no, devi programmartelo tu da solo. Allora perché ne abbiamo regalato uno anche a Daniele? Bisogna, no, noi ovviamente lo programmeremo affinché okay. sarà una cosa molto alla... Quello di Daniele però credo sia zoomorfo, adesso sono curioso di vedere anche... Giustamente. Avrò un rinoceronte in carica. Mi sembra molto giusto. C'è un po' l'effetto Everett da Clair in cui non riusciamo a fermarci da montare cannoni laser e cose del genere su qualunque cosa che abbiamo. Comunque sull'app trovate appunto una libreria di azioni da poter fare già programmate da far fare al vostro Alpha, ma c'è anche la possibilità di creare le vostre azioni. Ci sono quanti servomeccanismi? Tipo 16. 16 servomeccanismi. Servomotori, sì. Servomotori che voi potete programmare alla... Come volete, insomma. Qui ci sono le istruzioni per l'uso, per maneggiare il robot, ovvero non prenderlo per la testa, non prenderlo per le braccia, non prenderlo per le gambe, ma prenderlo per lo scatolotto che hai dietro. Perché si offende. Perché si offende e potrebbe uccidervi. Adesivi. Adesivi della Ubtech, va bene. Tiriamo fuori Cerno Alpha dalla scatola. Ok.
Il robot fortunatamente è già montato. Sì, io temevo che questo video durasse 16 ore, invece... E invece apparentemente solo 3 per farlo stare in piedi. Allora, dietro c'è scritto non toccare le giunture o i connettori del robot, e va bene, spegnere subito in caso di comportamento anomalo. Questo mi fa pensare che le tre leggi non siano proprio proprio okay. Ma spendere due righe di codice esatto. Cioè dentro non era una cattiva idea. Allora, qua dietro, vediamo, allora, questo è il robot, ve lo faccio vedere un attimino bene. Davanti, dietro, di lato, questa è la faccia. E qua dietro c'è lo scatolotto con un tasto per resettarlo, il connettore USB per attaccarlo al vostro computer, il tasto on-off e... l'ingresso per l'alimentazione. Saluta Ciappi. Ah, è spento ancora. È ancora spento, sì. Siamo vivi, quindi è ancora spento. E poi nella confezione c'è dentro appunto il l'alimentatore. L'alimentatore, okay. Grazie. E stai su, le istruzioni. E le istruzioni. Allora, cosa dobbiamo fare? Beh, accenderlo, penso. Lo accendiamo. Aspetta, leggiamo, mica che... Non toccate quel pulsante! Non accendetelo mai! Come iniziare? Ok. Dunque, questo manuale contiene le istruzioni di base per l'utilizzo di Alpha 1S. Siamo grazie pronti. A esso imparerai a controllare il robot e a installare e utilizzare le relative app. Sì. Posiziona su ON l'interruttore del robot. Le luci LED negli occhi del robot si illumineranno di blu. Blu? O blu. Vediamo se è vero. A indicare... Ok, sono blu? Sì, sono blu. Diteci se si diventa rosse, scrivete subito. Ok, a indicare che è entrato in modalità standby, il robot assumerà una posizione con i piedi uniti e le braccia lungo i fianchi. Lungo i fianchi? Abbiamo già... si sta già ribellando. No, però nell'immagine è così. Ok, ok, ok. Attenzione, all'accensione i movimenti del robot potrebbero essere molto ampi. Tienilo ben saldo all'altezza della schiena per evitare che cada. A questo punto le giunture avranno appena iniziato a lavorare e non tirarle troppo rischierai di danneggiarle. Ok, sì. Adesso è molto più rigido, in effetti. Cominciamo. Premi rapidamente due volte il pulsante di ripristino e... Ripristino posizione. Ok, questo. E il robot si presenterà. Proviamo. Due volte? Sì. Cos'è che può fare? Sono sempre blu gli occhi, vero? Ok, sto controllando il culo. Non far cose volgari di più, Gagna style. Sta dimostrando che può ucciderci. Credo sia Taekwondo. Ce l'ha con te però. Ok, siamo vivi. Non rischierei oltre per me qua, sull'onda del successo. Scaricare l'app. L'abbiamo fatto. Questo è il mio cellulare Android. E questa ve la faccio vedere, è l'app. Per scaricarla dovete cercare Alpha 1S sia sul market, su Apple Store che su Android, sì. Su Play Store. Ce l'abbiamo. Utilizza il software di programmazione per computer per programmare e creare nuove azioni per il tuo robot. Ok, quindi se volete insegnargli nuove mosse, lo collegate tramite, non lo tocco perché sennò mi uccide, tramite l'ingresso USB, lo attaccate al vostro computer e dal programma per computer, che è probabilmente un pochino più complesso di quello per cellulari, eccetera, potete programmare e inventare nuove azioni. Mentre con l'app per cellulari, per Android, eccetera, lo potete collegare via Bluetooth. Io ho creato l'account prima, adesso provo a connettermi. Va bene,
Alpha 1S, l'ha trovato. Dall'applicazione poi potete andare a cercare appunto nella libreria, appena lo comprate, voglio dire, potete trovare già delle azioni da poter far fare. Ok, ora vi facciamo vedere la danza. Lasciamogli un po' di spazio. Boh, non lo so, ma sai mai, magari si offende. Io qua tengo spam! No, non so se vedi. Spegnere subito in caso di comportamento anomalo. Cioè. Sì, ma non è. Non so se vedi i video di Simon Gers. Sì, esatto. Sappiamo che finisce. Aspetta, male. Sono armato anch'io. Ok. Ottimo. Allora, questa è un'azione di danza che si chiama Electrical Zone. Sincronizzato. Non incoraggiarlo, non ridere. Bravo! Balla già meglio di quanto posso fare io. Aspetta, sì. Va anche in punta di piedi. Questo è un po' più fluido, non è? Anche l'inchino. È un bel inchino per figo. Voi. Okay, questa non è servita, fortunatamente. Bravo, Overlord, bravo. Intanto faccio partire un'altra sì, così musica. Così lui mi intrattiene e lui chiacchieriamo. Esatto. Ecco qua, allora. Lo potete trovare online, ok? Cercatelo, naturalmente, che lo trovate. Il distributore italiano ufficiale si chiama GameLife.it. Quindi. Fai piano, non si sente niente! Non trattarlo male, Jacopo. Non incoraggiarlo. E quindi GameLife.it, e lo potete trovare lì e farvelo arrivare a casa. Può essere un regalo di Natale, insomma. Ho il terrore che da un momento all'altro la testa è 180 gradi. Sta prendendo confidenza. Sta anche facendo movimenti pelvici. No, devo dire. Il pubblico. Ma come vi sbeffeggia? L'inchino finale. L'inchino è un tocco di classica. L'inchino gli viene bene. Oltre adesso noi vi abbiamo fatto vedere le danze perché sono quelle un pochino più così. Cinematografiche per un video del genere, però c'è anche tutta una parte della libreria sulle storie, sulle fiabe, eccetera. Prima abbiamo visto per esempio Alice nel Paese delle Meraviglie, e con una voce narrante che sentite dall'applicazione racconta la storia mentre lui mima più o meno quello che succede. È molto divertente, gli viene particolarmente bene il movimento per piangere, perché riesce proprio a fare così con le braccia ed è molto buffo. Quindi siamo ancora vivi? Sì, che è già nel bilancio una cosa decisamente positiva. Esatto, non pensavamo, noi abbiamo fatto testamento prima di iniziare questo video, per cui vi rimetto in camera la confezione. Questo è Alpha 1S. 1S di Ubtech, è figo. Potete customizzarvelo, si può, volendo sì, si può colorare, dipingere, vestire. Un resumo di sì, se lui è d'accordo. E se ne avete un altro potete farli combattere, che è la cosa più importante. Esattamente, l'obiettivo finale ovviamente è. Ricordate che oggi per Orgoglio Nerd è il giorno della singolarità, in cui abbiamo acceso il robot e quindi gli storici del futuro andranno a vedere questo giorno qui per quando il dominio dei robot è iniziato, sicuramente su Orgoglio Nerd, poi vediamo per l'umanità. Esatto. Quindi ricordateci così, sorridenti e ancora senza tubi infilati in posti strani. Passate anche voi un buon Natale con Skynet. Proverei a spegnerlo per vedere se si spegne, perché se metto su off e lui tipo diventa rosso, il problema potrebbe essere. Sembra sì? È andata. Si è smollato? È andata. Sì, ok. Siamo vivi. Ciao a tutti ragazzi. Ciao. Date un'occhiata e aspettatevi anche il video del rinoceronte per il suo
robot zoomorfo, e poi insomma vedremo quale dei due sarà più solido in battaglia. Ciao a Team tutti. Università Inglesi. Esatto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a Ciao. tutti.